La situazione materiale di centinaia, migliaia di persone costrette ad accamparsi sotto il ponte, costrette dalla Croce Rossa a vivere senza acqua in un campo ai margini di questa città, costrette dai dispositivi della governance europea ad essere bloccati da una frontiera che ci avevano venduto che non ci sarebbe stata mai più. Vi porto un saluto e invito tutte e tutti a unirsi a questo corteo. Vi porto un saluto dai centri sociali del Nord-Est, dalle associazioni, dai comitati, dai collettivi che nelle città del feudo leghista non hanno mai fatto un passo indietro e anzi sempre ci stiamo organizzando per continuare tanto nelle città le attività di mutualismo quanto l'organizzazione del pronunciamento della visibilità politica da parte di migranti e solidali. Non dobbiamo avere paura, la paura non abita dove ci siamo noi, la paura fugge quando ci vede arrivare. La forza della solidarietà, la forza dell'unità, la forza che travalica ogni limite, ogni frontiera, ogni identità e che ci fa buttare nel cesso qualunque idea di patria e di nazione che ci mette dei limiti e delle divisioni, che ci fa buttare nel cesso quella parte oscura della nostra storia che forse si appresta a rivedersi sui confini che stanno costellando nuovamente l'Europa. Chi è qui oggi è per un'Europa che al suo interno non ha confini, è per un'Europa che non ha confini esterni. L'unico confine è quello tra umanità e barbarie, l'unico confine è quello tra sfruttamento e reazione allo sfruttamento e riappropriazione di ciò che a tutte e tutti spetta. Per questo ieri sulla frontiera a 15 chilometri di qua, in un territorio che pare lontano e invece ha permeato questa città, centinaia di attiviste e di attivisti hanno denunciato, hanno reificato quel simbolo che non è un simbolo ma è una tragica materiale sommossa, mentre le forze dell'ordine italiane Sornione aspettavano il momento giusto per sbarrare il passo a chi voleva semplicemente compiere qualche centimetro di terra in un pianeta che è di tutte e di tutti. Siamo qui oggi per riconquistarci la dignità di dire che noi, tutte e tutti, migranti e solidali, non abbiamo paura di attraversare questa città. Non c'è ordinanza, non c'è PD, non c'è Iaculano che tenga. Adelante, compañeros, sempre avanti!